Sicuramente questa bella iniziativa che ha avuto come protagonista l'amico Lorenzo Francesconi in collaborazione con il Dolce Fusta ha avuto già quando è uscito nel 2008 un colpo del successo. Certamente questa integrazione mi vedrà nuovamente protagonista, peraltro alla prossima edizione, siccome questa si occuperà dei Ciafferini e delle Castellane che sono entrati in carica dal 2008 al 2013, per il prossimo libro del 2014 sarò di nuovo presente. Mi sento Carlo Ponte Ciafferini, che è la stessa persona. Le emozioni che mi dà il carnevale sono le stesse che ho durante tutto l'anno e quindi il mio modo di comportarmi è analogo, sia che sia Carlo Ponte sia che sia Ciafferini. Certamente i carnevali sono tutti uguali. L'emozione che ho provato il primo anno del 2000 è stata sicuramente quella che più mi ha gratificato e su questo intendo ricordare la persona che ha avuto il merito per molti e il demerito per alcuni di avermi scelto, che era la grande persona che era Silvio Bertardi. Non mi sono arrabbiato perché avevano scelto un altro Ciafferini, cosa che tra l'altro è fisiologica. Mi sono arrabbiato, o meglio inquietato, perché non mi è stata data nessuna giustificazione plausibile per il mio allontanamento. Non lo so con certezza, sarà un argomento di discussione alla prossima riunione del Consiglio Comunale, chiederò a fine mandato una ricca e sostanziosa pensione in modo da assicurarmi un futuro sereno e viaggio.